canonici, quindi stiamo andando bene, nonostante l'informatica oggi non ci abbia assistito molto, detto da me a un certo peso. E volevo ringraziare tutti i presenti, ma prima di farlo io lo farei fare da chi è molto più autorevole di me, del signor Giovanni Scianda, quale presidente dell'associazione Andrasca. Benvenuto a tutti, veramente è un piacere vedere questa sera una sala così folta, vuol dire che stiamo centrando l'obiettivo, vedo molte gentili signore, molti amici, colleghi, ma soprattutto vedo una folta schiera di colleghi in servizio, e questo per noi è veramente un indice di uno sprone di continuare, che la strada intrapresa è stata capita, viene capita, e ci auguriamo di vedervi sempre più numerosi. Come sapete non sono conferenze, sono delle conversazioni, quindi qui ci saranno una serie di volontari, di esperti che si sono documentati su particolari temi e ci proporranno le loro riflessioni, alle quali siamo tutti invitati a contribuire con le nostre osservazioni e possibilmente con il nostro arricchimento. La serie di conversazioni che sono organizzate dal generale Del Mattino con il colonnello Corbacchini, che ringrazio ancora per il loro contributo e per quello che hanno fatto e stanno facendo per l'organizzazione di queste serate. Quindi benvenuti a tutti e a voi l'augurio di tenerci impegnati questa sera, ma mi fermo qua perché sennò porto via il lavoro e il ruolo dell'organizzatore di queste serate. Grazie. Grazie signor generale, unisco i miei ringraziamenti e introduco subito il programma. Siamo alla prima delle conversazioni dopo l'introduzione che c'è stata prima di Natale riguardo a due oltre due, il mito e l'uomo. Ne parleranno prima il professor Gregorio Leggi e poi il generale De Vincenti a darci un quadro attualizzato del pensiero di due. Richiamo l'attenzione sul programma perché, come ha detto il signor generale Scianda, chi tiene queste conversazioni, chi si propone per moderare il dibattito, ha anche degli altri impegni. Quindi ogni tanto dobbiamo, cercando di restare nelle date previste, spostare qualcosa. Quindi la prossima non sarà su Mecozzi come inizialmente previsto, quella su Mecozzi l'abbiamo dovuta spostare per esigenze organizzative un po' più in là all'inizio di marzo, la prossima volta parleremo di John Boyd. Ciò detto, un'altra questione amministrativa che mi è stata sollecitata dalla casa dell'aviatore, può darsi che qualcuno di noi dopo voglia fermarsi a pranzo, se riusciamo ad avere questa decisione abbastanza, abbastanza presto, poi riusciamo anche a comunicarla e gli facilitiamo il compito. Ciò detto, non voglio nemmeno io togliere tempo a chi è dopo di me, magari poi lo farò in sede di dibattito, e lascio un attimo la parola al colonnello Guarnacchini. Grazie. Buonasera a tutti. È un onore essere qui per me, l'ho detto l'altra volta, lo confermo ancora, come diceva il generale Scianda, la presenza di tante personalità che stasera conferma la bontà di un'idea che è nata allo Stato Maggiore parecchio tempo fa. Nei nostri uffici, in conversazioni informali che noi avevamo con il generale Del Mattino, ma anche con il generale Rosso, con il generale Giancotti e con il generale Mazzi ed altri, e molto tempo fa è venuta questa idea poi di trasformare queste conversazioni in qualcosa di più ufficiale, di più condiviso. E di questo dobbiamo ringraziare la realizzazione di questo, dobbiamo ringraziare la situazione e eccetera. Entriamo subito in argomento, come dicevo un onore per me essere qui, un onore avere qui accanto due personalità e due persone importanti che sono della mia ammirazione. Il generale De Vincenti, che ho avuto modo di seguire a lungo durante la mia carriera e soprattutto nell'ultima fase durante l'operazione in Libia.
durante ha avuto già reinserti in questa situazione un ruolo determinante e importante, e forse che andava forse riconosciuto meglio e di più, ma grazie a lui l'armatura militare si è vista riservare un ruolo determinante in un posto veramente cruciale, che è quella della proposta nell'ambito della target division, quindi la determinazione del target di operazione, che è l'elemento forse più importante dell'operazione. Gregorio Leggi è un collega, un amico, mi permetto di dire, con lui abbiamo scritto qualche libro, è professore di storia americana alla LUIS, professore anche dell'aeronautica, giornalista, direttore di Radio News e quant'altro. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per godere di una serata veramente piacevole, interessante e veramente originale. Quindi. Grazie, ho sperato una presentazione più lunga per ritardare il momento. Vino, asparagi e romanzi, perché questo? Giulio Due oltre il mito. Io vorrei cercare di parlare della vita di Due, perché penso che qua dentro tutti noi conosciamo, in piedi, qua dentro tutti noi abbiamo letto, studiato più o meno volentieri, abbiamo discusso i pro e i contro, Due aveva indovinato, non aveva indovinato, eccetera. Però alla fine Due l'abbiamo ridotto a un nome su una copertina. In realtà, secondo gli studi più recenti, era fatto di carne, ossa, sangue come noi. Di questa parte non sappiamo praticamente nulla. Quindi quello che vorrei fare io non è ritornare a un dibattito che ormai è di quasi 100 anni fa, ma di cercare di invece di far rivivere questo personaggio, ecco, alcuni cenni generali e poi le sue dimensioni meno note: artista, inventore, politico, agricoltore, e poi come questa dimensione umana sia andata perduta e come piano piano stiamo cercando di farla resuscitare. Io vorrei partire con un inedito di Due. In realtà, come si dice sempre tra giornalisti, non vedo nulla di più inedito della carta stampata, quindi l'inedito è uscito. Leggo questo inedito: il cantiniere e il guardiano fedele della cantina, la cui buona manutenzione deve essere la sua ambizione e il suo orgoglio. Il cantiniere esegue gli ordini che gli sono dati dall'amministrazione, deve evitare di richiedere personale superfluo e tenere in cantina personale ozioso. In cantina si deve lavorare con ordine ma allegramente, senza... Questo è un altro Due, è il Due, ce n'è un'altra che non sono riuscito a trovare, dove discute sempre col signor Celso Fava, che era il suo fattore, del prezzo degli asparagi e della differenza del prezzo degli asparagi tra Potenza Picena, dove aveva la tenuta, e Roma, e alla fine conclude: mi mandi due capponi, no? Ecco, quindi si dice che nessuno sia un gran uomo per il proprio attendente, no? C'era ancora l'attendente che metteva gli stivali per i tordini, vedeva la gente in situazioni abbastanza intime. Ecco, questo è un altro Due, no? Non è il nome, è questo del quale vorrei cercare di parlare. Ecco, brevissimamente, Due nasce a Caserta, ma con Caserta non ha rigorosamente nulla a che fare. Figlio di militare, il padre era un ufficiale dell'esercito, prima piemontese, poi italiano. In realtà il padre, come dice il cognome, viene dall'entroterra nizzardo e poi sceglie di restare in Italia dopo il plebiscito, infatti si definiva due volte italiano. La madre era di Vercelli. I due si conoscono a Foggia, è una famiglia molto post-unitaria. Il capitano Due, ufficiale farmacista dell'esercito presso l'ospedale militare, la moglie insegnante a Foggia. I due si conoscono, si sposano, esattamente 9 mesi, ma proprio col calendario, dopo a Caserta nasce Giulio Due. Poco dopo, la sede non credo che fosse tra le più ambite allora, riesce a farsi trasferire a Bologna, che è il posto dove in realtà cresce Giulio. E militare, fa
quasi il collegio militare dell'esercito, ed è una pura coincidenza, perché credo che non ci abbia pensato nessuno, che oggi la scuola militare aeronautica 2 sia a Firenze, ma credo che sia assolutamente una coincidenza. Poi fa l'accademia a Torino, attenzione che all'epoca l'esercito aveva una scuola militare a Modena, e l'accademia che era quella più prestigiosa a Torino. Due va a Torino, artigliere, quindi armadotto, poi sempre tra i primissimi, o il primo o tra i primissimi del corso, per tutta la carriera. Artigliere, questo poi se facessimo una teoria del potere aereo probabilmente spiega perché lui pensi solo al bombardamento, perché ha una concezione molto da cannone a lunga gittata dell'aeroplano. Comanda prima interinalmente e poi effettivamente il battaglione aviatori, si rovina la carriera perché fondamentalmente si mette in contrasto con Cadorna durante la prima guerra mondiale, e da che mondo è mondo e da che forza armata è forza armata, tra il tenente colonnello e il generale a 5 botte perde il tenente colonnello, a prescindere da chi abbia ragione. Quindi si fa un anno di carcere, di fortezza militare, e questo gli ferma la carriera. Tutti gli altri gradi li avrà per ricorso, oggi diremo al TAR. Si fa ricostruire la carriera, fruisce dell'amnistia per i reati militari, tutto, ma fondamentalmente lui è un tenente colonnello, per esempio, in promozione a colonnello quando va in prigione. È noto, lì c'è la copertina della prima edizione, per un unico libro, Il dominio dell'aria, ed è di fatto l'unico pensatore militare italiano del XX secolo noto universalmente. Non si può trovare un testo di storia del pensiero militare, di strategia, eccetera, dove non sia citato, a torto ragione. Muore a Roma nel 30. Ecco, l'altra metà della famiglia 2 è Teresa, detta Gina Casalis, donna di grande bellezza, figlia del senatore Bartolomeo Casalis, che è un personaggio importante dell'Italia risorgimentale, tra le altre cose capo della polizia. Ricordiamoci che all'epoca il Senato era per nomina regia, quindi significava veramente una cooptazione nell'elite del paese. Tra le altre cose, Casalis era stato prefetto nelle Marche, ed è per questo che c'è questa tenuta Potenza Picena, che tuttora porta il nome 2 Casalis, eccetera, eccetera. È una famiglia molto ricca, non nobile, ma estremamente benestante. Questo probabilmente ha causato qualche problema, perché Giulio e Gina si sposano solo dopo la morte del suocero. Quindi secondo me non lo vedeva tanto bene, non ho alcuna prova di questo, però il sospetto ce l'ho abbastanza forte. Anche perché Gina era abbastanza avanti con gli anni, in un'epoca in cui le donne si sposavano molto giovani, loro si sposano tardi, nel 5, 2 a 36 anni, e lei forse ne ha 28, adesso mi sfugge, sono tardi per l'epoca. Quindi l'idea che non ci fosse proprio una grandissima benedizione familiare è venuta. Un matrimonio felice, anche se senza figli. Il fatto che non ci siano figli, c'è un accenno soltanto a una gravidanza non portata a termine, spiega perché ce lo siamo dimenticato come uomo. Non c'è stato un discendente, una discendenza, un qualcuno che abbia tenuto insieme. Lo vedremo come, mentre Gina muore nel 60, quindi 30 anni dopo il coniuge, ha il vero culto del marito, ne conserva tutto e ad esempio dona la palazzina nel quartiere Prati all'aeronautica, e affinché venga fatto un centro studi intitolato al marito, centro studi su Tor Quiege, si svolge anche questo ciclo di chiacchierate. Se ci fosse stato qualcuno avremmo avuto dei racconti, dei ricordi, delle cose. Invece quando lei muore, questo patrimonio di affetti eccetera e l'archivio spariscono praticamente in pochissimo tempo. L'artista, ecco, la dimensione più facile, molti di noi sono stati nella palazzina 2, ecco, fin dai tempi dell'Accademia, potevo consultare, diciamo, le carte della carriera militare, viene sempre segnalato come ottimo disegnatore. C'era un esame di disegno e si rimarca anche come lui fosse appassionato di fotografia. De Bono, in un suo libro di memorie, racconta, già gustosissimo, dove lui si trovano da capitani in quello che oggi chiameremo staff tour, allo stato maggiore, e si mandano dei promemoria. De Bono scrive in versi e Due gli risponde con pupazzetti. E lui dice: Due è noto pupazzettista. Quindi questo talento, questa passione artistica c'era.
Ora, non so, mentre guardando le decorazioni parietali, non sono affreschi, sono pitture a secco, che è il motivo per cui si stanno deteriorando. Fossero affreschi sarebbero molto meglio. Mentre appunto non facciamo fatica a vedere due autori di questi dipinti in grado di fare pupazzetti, diciamo che De Bono, in quanto bersagliere, spero non ci siano bersaglieri, diciamo, non era un'arma che avesse reputazione di grande cultura, per cui facciamo molto più fatica a immaginare De Bono che scrive in rima, eccetera. Però poi vediamo un'altra cosa che è abbastanza interessante e che torna sia nell'espressione artistica che in quello del suo, diciamo, pensiero verbale. Sono dei gusti abbastanza convenzionali. Sono dipinti bene, ma non c'è nessuna creatività. Se pensiamo che diciamo 30 anni, 35 anni di Douai coincidono con quella rivoluzione tecnologica che dopo porterà al futurismo, questo è passatismo. È, diciamo, un uomo che antivedeva, che guardava così lontano quando si parlava di strategie, eccetera, eccetera, non ci aspetteremmo che dipingesse, che apprezzasse in maniera così convenzionale, no? Ecco, tant'è che ci sono anche un paio di suoi scritti minori, di articoli. L'uomo è grafomane, scrive tantissimo, e talvolta anche fatica a persino rintracciare. Questo lui prende in giro i futuristi, li chiama ragazzotti, li dileggia un po', no? Ed è appunto abbastanza strano, perché noi ce lo immaginiamo invece come un uomo della guerra futura, un uomo che guarda avanti. Non si direbbe guardando questo. Qualcuno dice, ma come fai a essere così sicuro che li abbia dipinti lui? Intanto in uno di questi c'è una sigla GD, non mi ricordo più quale, ma c'è. Ma l'altra cosa è che a Potenza Picena, che è il luogo del cuore, è il luogo dove Douai tornerà sempre, a Roma non si trova tanto bene. Potenza Picena è dove si sposa. Potenza Picena è il luogo dove pensa di andare dopo che esce dal carcere militare di Fenestrelle, poi in realtà viene richiamato in servizio. Troviamo le stesse pitture. Purtroppo in condizioni molto peggiori. Queste le ho fatte da, come dire, infilando la macchina fotografica in dei pertugi in un muro diroccato. Però vedete come il soffitto sia lo stesso di via Marcantonio Colonna e vedete come lo stile delle pitture sia assolutamente lo stesso. Tra l'altro aggiungo una considerazione: questo è come sarebbe potuta finire la palazzina se non ci fosse andata l'associazione e se l'associazione non la tenesse bene, compatibilmente con le risorse mai abbondanti, no? Però questa è la testimonianza che conferma come ci sia la sua mano, perché non è un caso che questi due luoghi così lontani e collegati solo dal loro abitante abbiano la stessa decorazione. Aggiungo un'altra cosa divertente: la casa di Roma, lì è stata l'aeronautica mi ha fatto, che è proprietaria dell'immobile, mi ha fatto accedere al fascicolo catastale, viene comprata il 12 aprile 23, quindi proprio in coincidenza con la nascita della Forza Armata, due settimane dopo. E un'altra cosa interessante è che c'è una licenza edilizia, il piano che occupa il CESMA attualmente lo aggiunge Douai, era a due piani, il terzo viene aggiunto da Douai, e anche quel garage che c'è viene aggiunto. Perché è interessante questo? Perché in quell'anno che sta ristrutturando casa e dipingendo casa, Douai non scrive, è impegnato a fare altro. Per un grafomane che ha scritto sempre, tutta la vita, c'è quest'anno di buco e sappiamo perché, perché in mano ha il pennello. L'inventore. Ecco, Douai inventa, più che inventa oggi diremmo concepisce, ma quelle sono solo due delle cose. La prima cosa è una locomotiva stradale, i suoi primi scritti sono sull'automobilismo militare. E lui pensava ad un sistema di una motrice che trainava dei vagoni ed era essenzialmente con una funzione logistica di grandi spostamenti. Tra l'altro un treno stradale elettrico, Douai, in questo caso molto conformemente allo spirito dell'epoca, è preso dall'elettricità. L'elettricità è la frontiera della tecnologia del fin de siècle, non è ancora il motore a scoppio, non è ancora la benzina. Il treno stradale non verrà costruito, ma lui per 15 anni ogni volta che ne vede uno, io l'avevo detto prima. Forse la prima realizzata è quella fotocamera lì nasce subito dopo la guerra di Libia ed è una tipica lesson learned. In Libia sappiamo che gli italiani sperimentano tutti gli impieghi dell'aeroplano tranne la caccia, manca l'avversario, però ci abbiamo pensato ai distintivi di identificazione, abbiamo pensato alle armi, ma mancava l'aereo turco da abbattere, e il trasporto, perché quegli aerei lì già era tanto se riuscivano a portare pilota e carburante.
Quindi facciamo molta ricognizione. Il problema qual è? Che le macchine all'epoca erano a lastre, quindi c'è un problema di fare un numero sufficiente e coprire sufficientemente il ricognitore, no? 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 Allora lui cosa inventa? Questa qui è la prima macchina a pellicola a nastro. Ha un sistema, qui manca, ma c'era un sistema che faceva avanzare la pellicola con la velocità dell'aereo, in pratica un'elichetta messa nel flusso che faceva avanzare la pellicola in proporzione alla velocità del mezzo e quindi facendo una strisciata completa, eccetera, eccetera. Questa macchina è brevettata in Italia nel 14, il signor Zollinger è un tecnico notevole dell'ottica, se cercate su internet lo trovate come inventore della, come si chiama? Del campo largo per la cinematografia, del cinemascope fondamentalmente, è l'antecedente del cinemascope Zollinger, quindi un personaggio notevole. La macchina viene realizzata sperimentalmente, l'adottano anche i francesi sul fronte francese nel 15, eccetera, eccetera. Ho messo perché il brevetto austriaco? Perché è brevettata nel 21 in Austria, che vuol dire che due ci teneva veramente, anche passata l'esigenza operativa. In realtà la pellicola è di piccolo formato, quindi rispetto alla lastra non funzionava, non dava risultati idonei. Però vuol dire che ci teneva molto, se andava avanti a brevettarla fino al 21. Ce ne sono pochissimi esemplari, ci sono diversi in musei, in collezioni, mi sembra che il numero di costruzioni più alto sia 78, quindi non devono essere fatte tantissime. L'aerauto, la vedete sotto, motore aeronautico, propulsione aerica, non si sa bene a cosa servisse, ma insomma dà l'idea di una ampiezza di mente speculativa, eccetera, eccetera, e il sistema di stabilità automatica che vola su un aeroplano Caproni che dimostra di poter mantenere un assetto tale anche senza intervento del pilota sui comandi. All'epoca era già difficile tenere un aeroplano in volo livellato agendo sui comandi, averne uno automatico interessante. Altro, può darsi che ci siano altre piccole invenzioni, altre cose che non abbiamo trovato. La più famosa era la macchina fotografica. Certo è che il bombardiere strategico è la sua invenzione maggiore. Qui la domanda è sempre se Douai abbia avuto l'idea dell'applicazione, quindi bombardiere strategico, e Caproni abbia fatto l'aereo, o Caproni abbia avuto l'idea del grande aereo di grande capacità e Douai all'epoca comandante del battaglione aviatore ha detto tu fallo che io so cosa farci. Fatto sta che i due creano questo aeroplano che in qualche modo impongono, perché l'esercito non è che ci creda molto, non è che, tant'è che il primo grosso screzio, il primo grosso ostacolo di carriera di Douai è proprio dovuto al bombardiere, quando si impunta per farlo costruire con i fondi del battaglione, fondamentalmente superando l'opposizione del suo superiore Morris, che era invece dirigibilista ed era contrario. L'aereo vola il 20 novembre del 14, va in produzione a Vizzola Ticino, a Malpensa l'anno dopo, diciamo è l'aereo che inventa il bombardamento strategico. Rappresenta in termini numerici quasi il 6% della produzione italiana della prima guerra mondiale, in termini di unità costruite. Se lo facessimo in termini di se mettessimo oltre che il numero dei velivoli anche il peso o lo sforzo bellico, saremmo a percentuali sicuramente superiori al 10% e rimane in servizio fino al 27%. Quello che è importante però, la copertina non è di un libro di Douai, è di Nino Salvareschi, però dà molto chiaramente il concetto, il riassunto dell'idea del bombardamento strategico, colpire le fonti profonde della potenza avversaria per accorciare la guerra. E lì vedete il K4 che è, diciamo, la versione pantografata del K3, un aeroplano di grande significato nella storia aeronautica non solo italiana. Lo scrittore, beh, più o meno questi qui li conosciamo, li abbiamo forse sentiti nominare. Qui vedete un'altra copertina che ci fa riandare alla sua concezione della vittoria attraverso l'aeroplano, ma in realtà, ad esempio, nel 15 pubblica una serie di conferenze che aveva tenuto all'Università Popolare, l'arte della guerra, pubblicherà dopo la guerra una serrata, il mio Basilio non è d'accordo sulla lettura, ma insomma, lettura delle cause del disastro di Caporetto. Pubblica il dominio dell'aria con il Ministero della Guerra e poi una versione ampliata nel 27,
Tra l'altro quella del 27 è stata scritta quasi certamente nella palazzina dell'associazione, in via Cantone Colonna, o l'ha scritta lì o l'ha scritta Potenza Vicena. Il suo diario critico di guerra, che non è un diario di guerra, nel senso che se volete sapere dove era Jouet in un certo giorno e che faceva, non c'è scritto. Ci sono scritti i suoi pensieri sulla condotta della guerra. Poi però vedete due titoli, la difesa nazionale, che rappresentano, sono interessanti perché pongono una visione molto più ampia, quindi dell'uso di tutti i fattori di potenza dello Stato ai fini complessivi della vittoria militare o del conseguimento dei fini dello Stato. Il secondo, quello del 25, era tra l'altro propedeutico a una rivista dallo stesso titolo che poi non uscirà mai. La sintesi critica della Grande Guerra è uno dei suoi rari libri di carattere storico. Due odiava la storia militare, nelle rare tracce che abbiamo dei suoi ricordi personali, lui parla poco di sé in realtà, però racconta con grande ilarità dei compiti della scuola di guerra dell'esercito, con invasioni del Regno delle Due Sicilie, campagne di Napoleone, eccetera, dileggia dicendo che quello è l'unico lavoro dichiaratamente storico. E poi ci sono i probabili aspetti della guerra futura, un altro libretto che raccoglie una conferenza che lui va facendo in giro per l'Italia sotto gli auspici dell'Istituto Nazionale di Cultura Fascista. Una cosa interessante è che nessuno di questi libri viene fatto per un grande editore, per un editore ufficiale, non troverete mai un due Mondadori per intenderci. Molti di questi sono a sue spese o sono sovvenzionati, un po' anche oggi il limite dell'editoria è di settore. Però se la vediamo da un altro punto di vista è anche il segno che fosse un autore molto meno ufficiale e che le sue idee fossero molto meno benedette di quanto ci viene tramandato in certe letture. Questo però è l'altro scrittore, teatro e romanzi, questo è l'unico che sono riuscito a trovare. L'onorevole che non poté più mentire, io cerco sempre qualcuno voglia ristampare perché è una satira politica, la scrive in prigione, non è molto tenero coi politici, lui va in prigione ritenendo di essere stato scaricato dai politici che l'hanno incoraggiato fondamentalmente a criticare Cadorna e poi quando è finito le guai non ti ha chiesto niente, ha fatto tutto il suo iniziativa. Quindi lo scrive a finestrelle e, come dire, non ha una visione proprio positiva. Però alcuni ritratti della vita politica, pur essendo passati quasi 100 anni, sono estremamente attuali. Il più divertente è quello di questo governo che viene formato, anche lì di salvezza nazionale, guarda caso, in cui il capo del governo, il primo ministro, raccoglie i suoi ministri in riunione e spiega questo sillogismo. Se Sua Maestà ha dato a me l'incarico di formare il governo, vuol dire che non c'erano candidati migliori. Se io ho scelto voi, signori, come ministri, vuol dire che non c'erano migliori. Da ciò si deduce che questo è il governo migliore che si poteva dare all'Italia. Da ciò ulteriormente si deduce che qualsiasi altro governo sarebbe peggiore per l'Italia. Da ciò quindi la conclusione, il primo obiettivo di questo governo è durare per evitare al paese un governo peggiore. Attenzione, però c'è anche la chiosa, perché si alza il ministro delle poste e dice, ma io veramente volevo fare una riforma, e dice, no, come? Appena detto non fate l'onda, duriamo, e dice, no, ma io volevo cambiare il modulo dei telegrammi da giallo a rosa. Perfetto, vada avanti così, lei ha capito l'autentico spirito di questo governo, vada avanti così, no? 100 anni fa. Io sono anni che chiedo la ristampa di questo libro perché insomma c'ha tutta una serie di spunti dentro molto divertenti. Purtroppo ci siamo persi gli altri sono molto teatro, pare anche un copione cinematografico, ma insomma teatro. Relatività e l'isola del cattivo scherzo, ci ho messo l'asterisco perché non abbiamo i copioni, ma anche grazie a un ufficiale di Forza Armata, un mio allievo nel corso Aquila, abbiamo trovato le recensioni. Quindi siamo sicuri che sono stati rappresentati. Megozzi, che non è mai tenero con due, in un suo libro dice li ho cercati in lungo e largo, non li hanno mai rappresentati. Non è vero perché il Corriere della Sera, il Resto del Carlino, mi pare anche la Stampa, pubblicano le recensioni. Sono commedie vertmülleriane. Sembrano pronte per essere... vi dico solo relatività.
L'attività in questo piccolo paese, un ricco signore muore e lascia un premio. Perché cominci, si può fare la domanda? La mia domanda è questa, ma poiché D'Annunzio ha scritto, ha fatto delle conferenze Il Dominio del Cielo, in tempi molto precedenti al Dominio dell'Aria, no? Penso 1909-1910, non è che lui ha copiato da D'Annunzio questa idea? Grazie, le conferenze vengono fatte da D'Annunzio a sostegno del suo romanzo Forse che sì, forse che no, che esce tra gennaio e febbraio del 10, e poi c'è il suo addetto stampa che è Antongini, che organizza un giro di conferenze eccetera, probabilmente anche a pagamento. Non, in quel momento Due mi pare che sia in servizio al comando, non ricordo se era alla Spezia o a Genova, e non mi pare che ci sia una conferenza lì, però me lo sono chiesto anch'io se almeno il titolo non l'abbia rubato ad D'Annunzio. Credo che sia una domanda più che legittima. Purtroppo il testo delle conferenze D'Annunzio mi pare che non sia conservato, quindi al di là del fascino del titolo che sembra sovrapporsi esattamente al Dominio dell'Aria, purtroppo non si può fare. Quello che è interessante è che è uscito in un articolo per la rivista Aeronautica, è che nel 16, mentre 16-17, mentre Due vagheggia questa grande guerra aerea, questa offensiva di grandi bombardieri strategici eccetera eccetera, D'Annunzio, che è equipaggio di volo perché è osservatore sui caproni con Pagliano e Gori, lascia un documento molto più concreto, molto più vicino alle possibilità operative reali dei mezzi dell'epoca. Quindi il loro rapporto è sicuramente interessante. In alcuni momenti anche a vantaggio di D'Annunzio, direi. Sì, grazie. Scusa, signor generale, giusto per D'Annunzio, aveva effettivamente scritto un memoriale nel maggio del 17 per l'impiego dell'armeria, piuttosto dettagliato, come diceva l'amico Gregory. Caproni ha scritto dei memoriali su questo argomento. Dobbiamo intenderci, l'idea di Due non nasce nel nulla, c'è tutto un humus culturale che matura in quegli anni, negli ambienti più diversi. Humus che poi viene sistematizzato, da nuovo la sistematizzazione di Due nel pensiero, e che soprattutto è alla base di quella competenza ambientale che poi è la matrice ultima della nostra forza armata. Questo penso che debba essere molto chiaro. Io questo mi piace sottolinearlo. In quel decennio, tra il 1910 e il 1920, nei cieli della Grande Guerra, è lì che nasce l'aeronautica. Dopo sono una serie di atti più o meno burocratici, più o meno politici, che concretizzano un'idea, ma le idee sono già molto chiare. E questo dobbiamo sempre ricordarcelo. Non nasciamo dal nulla, ma nasciamo da un'idea molto chiara. E nella storia dell'aeronautica, della Grande Guerra, c'è molto di più del cavaliere alato o della singola bomba o del volo su Vienna. I documenti dell'epoca parlano molto chiaro, sono documenti molto seri, e come alcuni di questi atti di Due, per esempio parlo delle commedie adesso, sì, paiono quasi attinenti al mondo attuale, lo stesso può dirsi di molti documenti di Stato Maggiore del 15-18, nel bene e nel male. Una cosa veloce all'amico Gregory. Gregory, tu sono anni che lavori a una biografia di Due, ti devi svegliare, perché sennò prima o poi te la pubblica qualcun altro e non fa un lavoro buono come il tuo. Grazie. Grazie. Giusto per un esempio di quello che diceva lui. Sappiamo che nella prima guerra mondiale abbiamo due servizieri, dell'esercito e della marina. Nel 16 la marina dice non gli interessano gli aeroplani, li ridà all'esercito. Nel 17 oltre li riprende, ma rimane unificato la direzione tecnica, arma aereo. Già hanno capito che non aveva senso avere due canali di procurement per le stesse cose. Questo è interessantissimo perché la parte operativa può essere, diciamo, divisa eccetera, ma la competenza sul mezzo non ha senso spezzettarla. C'è un periodo divertentissimo in cui alla Macchi ci sono due uffici di sorveglianza tecnica, uno dell'esercito e uno della marina. Potete immaginare con quali vantaggi. Grazie. No, anche perché, come dire, io ero un dilettante di
tanta sapienza. Allora, intanto, per sistemare subito l'uditorio, dico che è finita la parte colta della serata, tanto che non siamo subito al nostro agio. La parte colta è finita. Allora, io scendo nei limiti dell'umanità di chi non è colto, non è né professore e né cultore come lui, e di uno che ha fatto il pilota in vita sua, ha cercato di capire qualcosa prima su come si portava l'aeroplano e poi fondamentalmente come lo si usava, e poi la vita mi ha costretto a, come dire, a impiegarlo non a titolo personale ma come concetto d'organizzazione. Io nel percorso storico della mia personale carriera ammetto che mi sono state offerte un sacco di sfide, non ne avevo chiesta nessuna, vi giuro, e mi sono state offerte. Fra queste ho occupato una posizione che io ritengo è stata estremamente formativa per quello che mi è accaduto dopo, quando da capo del primo ufficio del terzo reparto, allora sotto la responsabilità del generale di brigata Camporini, quindi era un ragazzo lui, io ero una creatura, e praticamente mi sono dovuto occupare di dottrina, bene o male non lo so, e una cosa importante è stata che per poter cominciare a immaginare qualunque forma di dottrina mi sono dovuto violentare, perché io lo confesso, sono veramente carne umile, io avevo provato, perché uno non può stare in aeronautica senza aver letto il dominio dell'aria, no, è proprio una questione inaccettabile. Avevo dei limiti, io a pagina 120 stramazzavo al suolo e non riuscivo ad andare avanti, perché dopo che invece me lo sono dovuto leggere riga per riga e sottolineare quello in rosso, quello che non era più utile, quello in blu, quello che si poteva ancora utilizzare, quindi la natura e le circostanze mi hanno punito e mi hanno messo in condizione di dovermelo non solo leggere, ma anche studiare, tutte le righe mi sono studiato di questo libro. E l'ho trovato un tomo di una pesantezza straordinaria che veramente la corazzata Potionchi era una soppopera, ma un compendio di concetti che io vorrei dire geniali e lungimiranti, come dal buon greco li ho capito erano tipiche del personaggio. Riusciva evidentemente a mettere insieme in una sola persona molte persone. Quello pedante, un calcolatore ragioniere che è riuscito a calcolare anche quale doveva essere la percentuale delle bombe esplodenti con quelle incendiarie, con quelle asfissianti, per riuscire ad ottenere l'obiettivo proposto. Quindi metteva la meticolosità veramente nei dettagli. Avete visto che praticamente ha scritto un libro di dottrina su come si tiene una cantina, no? Cioè, voglio dire, siamo una persona. Ma insieme a questo, lui aveva queste, cioè metteva insieme anche dei concetti che per l'epoca, io non c'ero, giuro, per fortuna, ma credo che fossero veramente proiettati. Tanto è che io, non riuscendo a immaginare come rendere un po' più leggero, dove scontato che tutti qui dentro abbiano letto tutto, casomai non fosse così per motivi magari di altro genere, ho pensato che, incontrandolo giù alla casa dell'aviatore, io ho avuto una conversazione con lui l'altra sera, ero sobrio, e ho detto, forse se riesco a fare una sorta di Bignami, per così, per ricordare a tutti quelli che invece meglio di me l'avevano letto nei dettagli, farmi dire da due più o meno quali sono gli elementi essenziali di cui lui parla. E ho scoperto che mentre lui me li diceva, io, che sono un uomo contemporaneo vivente, grazie a Dio ancora, ci ho ritrovato delle cose delle quali io personalmente mi sono occupato negli ultimi, diciamo, 10 anni, e che sotto un nome diverso non sono altro che l'evoluzione di, come dire, di semi di concetto che lui aveva già messo nero su bianco. Lui non lo sapeva, ma io ho scoperto parlando con lui che lui ha parlato di comando e controllo. Lui non sapeva che parlava di comando e controllo, però ha detto delle cose che noi oggi chiamiamo comando e controllo.
ha detto delle cose, e adesso io proporrò la mia lettura in questo senso del documento. Lui ha detto delle cose perché era una persona veramente di una, posso dire, genialità, mi viene da dire genialità, lungimiranza, immaginazione, anche se poi nel modo di renderlo la massacrava attraverso una descrizione per cui una guerra sembrava una partita a dama, dove le mosse, dove prima di muovere faceva tutto il calcolo delle possibilità KK del ma io muovo di due una pedina a sinistra, allora lui muove di là, cosa succede? Cioè riusciva a mescolare la pedanteria di uno che fa l'approccio di un ingegnere dell'esercito del 1800, quindi immaginiamo com'era tutto così, con questa brillantezza, con questa lungimiranza. Allora, chiedendogli scusa, l'ho profanato cercando di metterci dentro qualcosa che ce lo rendesse un po' più vicino, qualcosa che ce lo rendesse più, come dire, più contemporaneo. Provo a procedere. Allora, questo è, cominciamo, Il dominio dell'aria, è il primo libro, perché come è stato, avete già visto, lui in realtà fa il primo libro, qui siamo nel 21, poi fa una, quella che lui chiama una riedizione, che però mi risulta 26, ma sicuramente c'hai ragione tu, perché io mi arrendo subito delle contestazioni con gli storici. Lui scrive 26, però vabbè, e dice, guardate, adesso l'aeronautica, cioè la legge aeronautica c'è, e quindi si sente un po' più libero. Allora, ripeto, giusto di corsa, lui mi ha raccontato che sostanzialmente lui ha approcciato veramente in maniera particolare, vi giuro che riporto solo i titoli, non c'entriamo dentro, ma voglio dire la precisione con cui lui parla della nuova forma della guerra, qui dà solo l'idea, no? I nuovi mezzi, le possibilità nuove, il capovolgimento, l'arma offensiva, che era poi il vero strumento, l'ordine di grandezza delle offese aeree, siamo di là, cioè l'ordine di grandezza vuol dire quanto riusciamo a offendere, che sembra una cosa di poca educazione, no, era proprio il senso della dimensione e della profondità dell'attacco, il dominio dell'aria, le conseguenze estreme, l'armata aerea ed aviazione ausiliaria. Perché? Perché in quegli anni appunto gli altri due services, chiameremo oggi, all'epoca erano le due forze armate che esistevano, avevano dei servizi aerei che però non vanno letti come servizi postali, erano proprio aeroplani che avevano un impiego. Dopodiché si diletta, e devo dire con dovizia di particolari significativa, l'armata aerea. Lui la chiama sintetica, mi garantisco che quando la racconta proprio nei dettagli. L'unità di bombardamento, perché non lo so se è perché lui era artigliere, ma fatto sta che lui a questa cosa ci ha messo proprio la meticolosità. E il primo ufficiale di grandissimo spessore che ho incontrato a Segre Difesa nell'86 era il generale Zignani, che mi ha insegnato subito che nel mondo dell'esercito, se vuoi parlare con uno conto, devi parlare con un artigliere, perché l'artigliere è quello che ha la famosa tavoletta attraverso la quale lui riesce in maniera semplice a fare dei calcoli complicatissimi per la traiettoria balistica del proiettile. E lui era un ingegnere pure, figuriamoci come era attento. L'unità di combattimento, perché aveva capito che probabilmente, sempre nel gioco della dama, se io cerco di bombardare il nemico, magari quello cerca di non farsi bombardare, per esempio, no? E mi mette degli altri aeroplani da quell'altra parte, allora sta a vedere che io devo pure combattere. E quindi, e poi parla della stabilità dell'armamento, perché qui stiamo parlando del controllo dell'esplosivo, quindi era. Poi la guerra aerea, parla dei principi, cioè la difesa. Si pone molto, oltre al concetto di offesa, anche il concetto della difesa, perché guarda caso lui ha capito, ma se io cerco di offendere lui, magari quello c'è stesso tempo, no? Piccolo problema. Svolgimento della guerra aerea e poi l'avvenire. Lui l'idea dell'avvenire veramente ce l'aveva costante, no? Tutte le cose che lui fa, ho capito questa sera, grazie a lui, che tutto quello che lui faceva comunque aveva un occhio avanti.
L'organizzazione, su questo qui è andato fortissimo, non c'è primo reparto che tenga, nessuno può reggere al paragone alle capacità organizzative del gruppo. Alla fine fai il librone, quello lì. Adesso faccio una sorta di Bignami e ho chiesto e riportato, ma alla fine qual è il distillato assoluto di tutto questo grande tomo? Lui mi fornisce un'ipotesi. Ora, conquistare il dominio dell'aria vuol dire mettersi in grado di esplicare contro i nemici azioni offensive, no? Chiaro, l'obiettivo è quello. Di un tale ordine di grandezza, superiore a tutte quelle che mente umana poté immaginare, no? Mi ricorda Blade Runner. Voi, ci sono cose che voi umani non riuscireste neanche a immaginare. Vuol dire mettersi in grado di tagliare l'esercito e la flotta nemica dalle loro basi. Attenzione, è importantissimo, cioè mentre gli eserciti sono fuori dalle basi, lui distrugge tutte le basi, impedendo loro non solo di combattere, ma di vivere. Vuol dire proteggere in modo sicuro, e questo è già poi si dice, assoluto tutto il proprio territorio, il proprio mare da tali offese, mantenere in efficienza il proprio esercito e la propria flotta, permettere al proprio paese di vivere e di lavorare nella tranquillità più completa. Vuol dire, insomma, vincere. Questo, secondo lui, era il distillato assoluto del senso di lavoro. Piccoli approfondimenti. Lui dice, se si osserva il martirio di Veneto, io vi garantisco che quando lui mi diceva queste cose ho dovuto riflettere molto a cercare di contestualizzare quello che mi diceva, perché detto oggi da uno che durante l'ultima esperienza che è stata citata della guerra in Libia ha avuto come ossessione, giuro, ossessione, la riduzione tendente a zero dei danni collaterali, che voleva dire operazioni nelle quali non ci fossero danni a persone civili non coinvolte, per uno che ha avuto 11 mesi di questa ossessione, sentir parlare di quello che c'è scritto qui, insomma, inizialmente mi ha scioccato, ma mi ha aiutato il ricordo di un piccolo studio che ci è stato prestato quando ero allievo in Accademia, dove qualcuno mi ha spiegato, molto ha liquidato in maniera elegante ma sintetica, che Hiroshima in realtà è stato una mossa di valore strategico. Ora, nessuno credo si sia messo a fare il conto esatto come l'ha fatto lui, ma in realtà lui, credo, si possa azzardare, qui tanto siamo alla speculazione di uno stremato, che la cosa che ci fa terrore, credo, come reazione istintiva a leggere quello che lui ha scritto, in realtà si ricondiziona, si configura se noi pensiamo che Hiroshima è stata la verità, cioè molti morti per salvare, accorciare e far finire una guerra, ed era la valenza strategica dell'arma singola. E qui voglio dire, lui dice, quando studiare la distribuzione dei punti, le riproduzioni fotografiche, i danni arrecati, ci si convince subito che se quelle 75-80 tonnellate di bombe fossero state lanciate tutte nello stesso giorno, che era quello che diceva lui, bombardamento massiccio contemporaneo istantaneo, ripartite convenientemente in, e lui ci aveva studiato, esplosive, incendiarie, asfissianti. Treviso sarebbe stata completamente distrutta e ben pochi abitanti si sarebbero salvati. Lui dice, non mi sono stati a sentire. Ciò che permise a Treviso di sussistere nonostante le gravissime ferite e di venire sgombrata, pertanto solo 30 cittadini, peccato, non siamo riusciti, e 50 feriti nei primissimi bombardamenti, si fu che in ogni incursione furono gettate in media solo 50 bombe, e fra l'una e l'altra fu lasciato il tempo di ostacolare l'opera distruttiva degli incendi. Cioè, è la dimostrazione che lui l'aveva pensato l'evento strategico, ma non gli hanno dato retta. Risultato, ci sono stati, è vero, pochi morti, però sono stati, tra virgolette, inutili alla fine, al fine della risoluzione dell'evento. È, come dire, è una mancata Hiroshima questa, no? E qui fa un ragionamento veramente dal prezzo degli asparagi, cioè veramente è così, dice,
una squadriglia di 10 apparecchi da 2 tonnellate di bombe ciascuna, può, sembra ragionare, ah, mamma va a fare la spesa, compra 3 metri, a 5 euro l'una, in un solo volo gettare 20 tonnellate di proiettili, e cioè qualcosa di più della portata di 3 navi da battaglia inglesi. Una flotta aerea di 1000 apparecchi da 2 tonnellate l'uno può in un solo volo lanciare 2000 tonnellate di proiettili, ossia qualcosa di più di quanto può lanciare tutta la flotta inglese, sparando 10 colpi con tutti i giocatori. Poi dice, 1000 apparecchi da 2 tonnellate di bombe, anche ammettendo ognuno di essi possa costare 1 milione, vengono a costare 1 miliardo, e cioè il costo all'incirca di una sola Zeppelin, che era una nave inglese. Quindi vuol dire, aveva proprio la testa da scienziato, no? Dove lui, a prescindere da quello che trattava, lo faceva dal punto di vista scientifico. Cioè, non è che si lasciava molto coinvolgere, no? Dall'emozione. Conclusiva, l'arma aerea permette di raggiungere i popoli direttamente oltre le linee di battaglia, permette cioè di intaccare direttamente le resistenze dei popoli. E qui si capisce il concetto dello strategico. Cioè lui dice, combattere contro l'esercito, contro il naviglio, la marina, non è questo. Il nocciolo è piegare la volontà di resistere del popolo. Addirittura, e nulla viene di pensare che questa azione diretta possa raggiungere una grandiosità tale da giungere a spezzare le resistenze stesse, anche lasciando intatti i rispettivi eserciti e la rispettiva marina. Cioè, si può vincere senza perdere tutto sto tempo e cercare di distruggere i carri armati, le navi, tutto il resto. No, la soluzione è strategica, one shot, ovvero un obiettivo specifico che però è risolutivo di una guerra lunga e massacrante. Allora, per contrasto con l'aviazione ciliare, che era quella dell'esercito e della marina, e per non usare parole che in un primo periodo potrebbero sembrare troppo grossi, chiamerò l'aviazione indipendente, quella che poi si trasforma nell'idea della regia aeronautica, invece che armata aerea, il complesso di quei mezzi aviatori destinati a compiere missioni di guerra alle quali né l'esercito né la marina possono in alcun modo contribuire. Questi mezzi esistono embrionalmente già oggi e sono costituiti dalla cosiddetta aviazione da bombardamento e da caccia, che era poi questo concetto contemporaneo. Devo essere pronto a bombardare, cioè offendere, ma difendere, era ovviamente l'equilibrio del gioco della danza. Qui siamo nel libro secondo, ripeto, io scrivo 26, non ci posso giurare, non ci scommetterei nulla, lui dice 27, io ho trovato 26, però va bene, la mia era la draft, tu hai della copia ufficiale, il 26 era il draft, della seconda edizione. Il 26 è applicato nel 27. Sicuramente sarà come dici. Notare che questo vuol dire che a Reggio Aeronautica nata, cioè lui si sente più leggero, tanto è che dice, voi pensavate che io lì ero stato quasi cinico, no? Sicuramente perché lui è stato veramente tacciato di cinismo, no? Di tutto. Lui dice, guardate che io lì ci sono andato morbido, era solo per non farvi intostare troppo, se no mi avreste potuto creare qualche altro problema. Eppure io avevo compiuto un grande sacrificio, mi ha raccontato l'altra sera, per propiziarmi la dea dell'incomprensione. Cioè lui era così sereno e tranquillo, diceva, io ho capito tutto, gli altri non hanno capito niente, quindi la dea dell'incomprensione io l'ho dovuto quietare in qualche modo, no? Ammettendo la conservazione dell'aviazione ausiliare. Dice, guardate che io ho fatto un favore a dirvi che può pure rimanere l'aviazione ausiliare. Precisamente, lui dice pure dove, io cercavo di dimostrare la essenziale importanza dell'aviazione indipendente, ma ammettevo che contemporaneamente potesse sussistere l'aviazione ausiliare, mentre, come sono, convinto che questa è incompatibile con quella. Fu una mia vigliaccheria, ne convengo, ma che cosa non bisogna subire talvolta per far trionfare il senso comune? Del resto, chiunque avesse letto con qualche attenzione il dominio dell'aria avrebbe perfettamente compreso che io consideravo inutile, superfluo e dannoso l'aviazione ausiliare. Questo tanto per rimanere in pace con tutti quello che ci ha detto. Sempre avendo dichiarato che l'organizzazione dell'aviazione ausiliaria è di competenza dell'ente che presiede all'organizzazione e dispattimento dell'esercito e della marina, quindi vuol dire
la ciliare ce n'è una dell'esercito della Marina e ognuno se la gioca perché sono fatti i suoi, io non ci entro. Rispettivamente della Marina, non entrerò solamente in merito ad essa e dichiarai che l'aviazione ausiliare dell'esercito e della Marina doveva comprendersi rispettivamente nei bilanci dell'esercito e della Marina, venir messe alla diretta dipendenza rispettivamente dell'uno e dell'altro in modo completo ed assoluto, a cominciare dall'organizzazione per finire con l'impiego. Lui lo voleva fare perché poi nel parlare dopo dice: dato che è ovvio che è inutile, dannosa, no? E toglie risorse a quella che conta, non solo pagate, lui dice: dato che prima o poi scoprirete che questi soldi non ci stanno, e dato che uno è inutile, deciderete in automatico dove mettere i soldi e lì non ci metterete. Non è andata proprio così, eh? Da questo punto di vista non aveva proprio indovinato. Allora, una madre che riesca a conquistare il dominio dell'aria, pur non risultando idonea ad esercitarlo in modo da determinare lo spezzarsi della resistenza materiale, l'aveva ipotizzato, specie se non seguivano le sue indicazioni, che si potesse in qualche modo conseguire un dominio dell'aria parziale, dice comunque può portare un contributo. Se poi invece una armata aerea che riesca a conquistare l'aria e quindi risulti potrà assicurare la vittoria indipendentemente da quanto può cadere sulla superficie. Quando dice superficie intende la superficie terrestre e la superficie dell'aria. In questo caso queste due proposizioni che dice guardate non le discutete perché per poterle contestare dovete cambiare parole, perché se le parole sono giuste sono incontestabili, è un assioma. Ora, per riuscire a conquistare il dominio dell'aria, cioè di mettere il nemico in condizioni di non poter più volare, conservando a se stessi tale facoltà, è necessario privare il nemico dei suoi mezzi di volo, il che non può essere ottenuto che col distruggerli conservando una parte di proprio. Cioè, alla fine di tutti, guardate, se per caso un giorno decidessi di andare a leggere, in tutti questi pezzi che io ripeto ho fatto a saltelloni, c'è tutta una dissertazione nella quale lui si mette a fare i conti. Io muovo tre pezzi, tu ne butti giù due, con quello che rimane insieme ad altri due, cioè fa tutto un giochino, no? Oggi si farebbe col computer, lo chiameremo modeling e simulation, no? È un gioco, no? Di ragionamento di questi temi. Perciò, per tutto quanto riguarda la lotta per la conquista del dominio dell'aria e l'esercizio delle offese aeree, le forze aeree ciò destinate, cioè la materia, non possono e non devono comunque dipendere né dall'esercito né dalla marina. È vero che l'ha detto a Reggio Aeronautica dopo, ma lui l'aveva già detto prima e probabilmente in tutto questo aveva avuto ragione con la nascita, anche se ha ragione lui quando dice non è che perché qualcuno ha letto il dominio dell'aria ha fatto nascere l'aeronautica, no? Cioè c'erano già tutte le condizioni. Ciò non vuol dire affatto, e qui cominciamo a capire cose che oggi sono ancora vive, anzi forse oggi sono più vive che mai. Ciò non vuol dire affatto che l'armata aerea non debba coordinare le sue azioni a quelle dell'esercito e della marina. Perché io naturalmente nel parlare ho detto scusi, ma facendo così succede che ognuno si fa la sua guerra. Cioè l'esercito si usa i giocattoletti suoi, la marina si usa i suoi, l'aeronautico si usa i suoi. Ma la guerra è una. E che succede? No, no, ferma tutto, non hai capito niente. Ciò non vuol dire affatto che l'armata aerea non debba coordinare le sue azioni a quelle dell'esercito e della marina, in vista dello scopo finale comune, perché poi alla fine è una la nazione che vince, non è che vince la marina e perde l'esercito. Vuol dire semplicemente che tale coordinamento deve venire stabilita dall'autorità, qui ci siamo, all'autorità superiore che provveda all'impiego di tutte le forze armate della nazione. E qui ho sentito cose moderne, vuol dire, compare forse il primo embrione di concetto di joint operation, del concetto di joint e component commander, solo pallido perché? Perché lui fa un ragionamento di coordinamento, quello che noi oggi chiameremmo coordinating authority. Né vuol dire che in taluni casi non debba direttamente concorrere per agevolare speciali azioni dell'esercito e della marina, analogamente a quanto già si è verificato più volte. Cioè vuol dire, evidentemente in taluni casi, l'autorità superiore, perché lui a questo punto l'idea che c'era un joint sopra ai tre services, che presiede l'impiego di tutte le forze armate della nazione, potrà, se lo riterrà conveniente, una volta conquistato il dominio dell'aria, disporre che l'armata aerea o
la parte di essa a ciò destinata passi temporaneamente alla dipendenza del comandante terrestre o marittimo interessato, perdendo così la sua indipendenza. Cioè, noi oggi questo lo chiamiamo come transfer of authority. È un momento in cui le forze che dispongono al comandante, in virtù di una situazione contingente, vengono prese e passate sotto il comando di un altro. Ripeto, lui non era cosciente che stava parlando di queste cose, ma noi su transfer authority è uno delle nostre spine del fianco. Fa tutto un ragionamento, no? Adesso lo tagliamo un po' corto. Lui dice: Fabio distrugge tutto quello. Dice: poiché l'armata aerea deve possedere mezzi da combattimento e mezzi da bombardamento, di conseguenza un'armata aerea debbono trovarsi mezzi da combattimento e da bombardamento. In quale proporzione? Cioè, lui affronta un tema che noi trattavamo all'interno del terzo reparto, ma che noi chiamavamo pianificazione delle forze. In realtà lui immaginava di fare anche pianificazione delle forze senza che lui avesse mai immaginato che lo stesse facendo. Anche qui la guerra aerea deve svolgere la massima intensità iniziando, si possono dire tutta questa cosa qui, dice condizioni di svolgerla senza istruzioni fino interruzioni fino a conquista e dominio dell'aria. Fa un ragionamento e dice: guardate, il dominio dell'aria io lo devo conseguire quando partono le ostilità. Allora io devo poter, siamo sempre in un ragionamento di prima, dice, io devo poter dire che nel momento in cui scendo nel conflitto devo avere pronti gli aeroplani che mi servono per conquistare il dominio dell'aria. Non posso contare sulle capacità di produzione che io ho, perché io il numero di velivoli che mi servono per conquistare il dominio dell'aria ce li devo avere pronti. Se poi per caso io lo conquisto, vale a dire che quella sarà decisa dai mezzi che saranno pronti a entrare in azione all'atto delle ostilità. Dopodiché, se la scelta dei bersagli sarà, e quelli che posso fare mi servono per il mantenimento del dominio dell'aria, ma non per la conquista del dominio dell'aria. Se la scelta dei bersagli avrà una grande importanza, avrà pure una grande importanza la disposizione dei bersagli. I bersagli è dove lui metteva le forze nazionali, che diventavano i bersagli per l'avversario. La disposizione dei bersagli, la dislocazione, perché io li devo mettere in condizioni di non agevolare l'altro. Risultato, la dislocazione delle forze, noi la chiamiamo ancora una volta pianificazione delle forze. Lui faceva delle cose che noi abbiamo continuato a fare, di cui siamo occupati, chiamandole in un modo diverso, cioè lui non gli aveva dato proprio il nome. Qui fa il ragionamento dell'esito della difesa e qui fa un ragionamento bellissimo. L'esito della guerra aerea dipenderà sì dalle forze in contrasto, ma dipenderà essenzialmente dal come tali forze saranno impiegate, cioè dalla genialità dei comandanti, dalla loro attività, dalla prontezza delle loro decisioni e dalla conoscenza esatta delle risorse aeree dell'avversario e delle proprie, dico io. In più, parlando diffusamente sulla logica del rapporto tra difesa, offesa e tutto il resto, lui dice: può una armata aerea, specie se si sente più forte, attendere? Qui lui ha fatto una lunga dissertazione. Allo scoppio delle ostilità io mi devo predisporre come atteggiamento alla difesa ed essere pronto a reagire e poi contrattaccare, o devo io andare, specie se avendo fatto una pianificazione delle forze oculata io sono arrivato ad essere più forte dell'altro? Lui dice: scusate, allora bisogna convenire che nella guerra aerea non c'è che un'unica attitudine da prendere, cioè quella dell'offesa più intensa e più violenta, anche a costo di subire quella nemica. Unico modo per difendere il proprio territorio e il proprio mare dalle offese aeree è quello di distruggere con la maggiore rapidità possibile i mezzi aerei. Scusatemi, ma la prima parte si chiama comando e controllo. Oggi noi la chiamiamo comando e controllo.
tutto quello che è l'operato dei comandanti, che in base alle informazioni che hanno, alle loro capacità, ai loro strumenti oggi, infatti comando e controllo adesso diventa le 4, le 5, perché senza i computer, senza le comunicazioni non si fa, ma la seconda parte si chiama Master Attack Plan, cioè qualcuno si pone la domanda di come gestire. Scusate, qui mi sono concesso un piccolo, che a Roma suona chi mena per primo mena due volte, trilussa, cioè questo da bambini ce l'hanno insegnato quando giocavamo nelle mille comunali. Anche qui, dopo aver largamente dissertato sulle caratteristiche dell'apparecchio da combattimento e di bombardamento, ha fatto un ragionamento bellissimo, perché lui diceva: allora, se io devo bombardare, ma se io devo fare combattimento, mi devo poter difendere e proteggere da 360 gradi, quindi devo avere le armi 360 gradi, ma qualche colpo mi arriva, quindi devo essere in qualche modo corazzato, no? Devo essere veloce, devo essere manovriero, tant'è che lui pensa a un caccia veramente agile, era due motori, armi dappertutto, però dice: dato che io non so dove vado a operare, ma c'è un sacco di mare intorno a noi, forse è meglio che ci mettiamo gli zatteroni, perché è possibile che dovremo pure atterrare. Lui l'aveva concepito così. L'armata aerea tuttavia ha bisogno di raccogliere, qui entriamo in una raffinatezza, io lo so che adesso il generale Campolini finalmente dice: vedi che c'avevo ragione io. Allora, l'armata aerea tuttavia ha bisogno di raccogliere informazioni sul nemico e di operare al sicuro da ogni sorpresa. Io non è che posso andare al buio a tirare queste bombe, perché devo sapere bene cosa c'è di là. Allora, perciò occorre provvedersi di mezzi da ricognizione. Vedi Enzo, tu avevi vista lunga. E attenzione, per riconoscere occorre vedere, comprendere, perché io devo capire quello che vedo, e riferire. Occorre perciò che l'apparecchio da ricognizione possa trasportare almeno due occhi, quindi i guerci, e da lì che c'era l'idoneità al volo per l'Accademia, ci voleva 10 e 10 su tutte e due gli occhi, perché ci volevano due occhi, un cervello, anche perché trovate uno con due era complicato, e i mezzi adatti a comunicare tutto questo all'armata aerea. Ma scusatemi, oggi in maniera molto più sofisticata, in maniera molto più complessa, molto più automatica, si chiama C4ISTAR. Cioè, abbiamo complicato una cosa che lui in maniera semplice l'aveva liquidata lì. Scusa, ma rimetti l'ultima slide. Ci questi troppo, No, è... Quindi è per questo che alla ricognizione mandavano i più intelligenti. Esatto, ma io ho fatto apposta perché sapevo, guarda, questa lastrina fino a ieri sera non c'era. Poi mi hanno comunicato la lista delle persone che ci sarebbero state e io stanotte l'ho concepita per te, guarda, era doveroso questo. Devo dire la verità però, ma anche un pezzettino, anche per Stefano Panni, perché pure lui nasce a Villafranca. Poi... E quindi per tutti quelli di Villafranca era un regalo che volevo fare. Allora, dice che intende agire, ma sapete un'altra raffinatezza dove veramente l'aveva vista lunga, Devi innanzitutto adunarsi e poi operare. Certamente voi immaginate andare a bombardare con 1000 aeroplani, bisogna pure fare queste formazioni da 200, no? E quindi sciogliersi e rientrare. Allora, tutto questo per dire, se io devo andare a bombardare, devo avere un'armata aerea capace di raggiungere gli obiettivi. Quindi un elemento cruciale era quello che lui chiamava autonomia, che voleva dire raggio d'azione. Non sbagliate, perché il raggio d'azione dell'armata aerea non è equivalente al raggio d'azione dei singoli velivoli che la formano. Perché? Perché lui ci ha messo una... lui non può vivere senza formule, cioè lui una cosa tutti i giorni c'ha un problema e se lo risolve, non vive, lui lo deve decidere prima. E dice: l'autonomia, quindi il raggio d'azione, è pari al raggio d'azione del singolo velivolo meno due volte la distanza tra il punto di decollo e il punto di raccolta. Cioè, veramente, lui non viveva se non con il supporto di una formula che lo aiutasse a capire. Ma i punti di adunata, e qui dimostra che nonostante tutto era intelligentissimo, perché lui dice: ma i punti di adunata devono essere variabili e devono tener conto di dove sto andando a bombardare io, non è che mi raccolgo in Piemonte e poi vado a bombardare al sud, no?
Ma allora se io mi devo raccogliere, adunare e tutto fare, io in tutta l'Italia ci devo mettere una marea di basi, in modo che io posso andare a schierare i miei velivoli nell'area che più mi serve. Ma io per schierarla devo avere delle basi disponibili. Poi fa tutto un altro ragionamento, dice, ma io non è che mi posso permettere il lusso di tenere tutte equipaggiate e poi vuote, perché nel frattempo io le devo pure mascherare queste forze, perché sennò io offro un obiettivo al mio nemico, perché forse la ricognizione ce l'ha pure lui, no? Non è che ci ho pensato solo io. Ma questa qui significa quella che noi per anni abbiamo discusso: chiudiamo Grazzanese, non chiudiamo Grazzanese, Trapani la chiudiamo, la apriamo, avanti e dietro. Perché? Perché noi ci siamo portati, anche in forma minimale, il concetto di DOB, cioè una base pronta per necessità di schieramenti. Ora, le basi all'epoca costavano di meno perché erano dei pratoni, però lui aveva questa concezione di avere un sacco di basi in più rispetto a quelle che usava, pronte per muoverci. Stiamo per arrivare, vedo un po' stress che corre in regia. D'altronde l'avevo detto nel inoltre, come abbiamo visto, bisogna parlare del discorso di dislocazione generale. Perciò le forze aeree devono essere in grado di funzionare in modo autonomo e indipendente dal terreno. Vuol dire, io a prescindere da tutto mi devo muovere, mi devo aggregare dove mi servono, cioè aveva questo concetto della mobilità delle forze per concentrarle dove mi serviva, ridurre i famosi distanze tra il punto di decollo e il punto di raccolta a tutto vantaggio del raggio d'azione. Era tutto matematico. Dice, allora occorre quindi creare un'unità logistica aerea. Perché? Perché se io devo essere in grado di muovere le forze, lo devo fare con una logistica. Unità che dovrà venire provvista di tutti i mezzi necessari alla vita, al movimento e al combattimento, e che a sua volta dovrà venire rifornita da una intendenza aerea, per far capire che c'era un fatto proprio, come dire, di intendenza. Ma un'armata aerea, per rispondere ai suoi scopi, deve costituire un'organizzazione complessa, e noi ci siamo riusciti, capace di muovere nell'aria e di spostarsi sulla superficie in modo autonomo. A me viene il dubbio, ma lui comincia a parlare di comando della squadra e di comando logistico. Quindi, come dire, ci aveva dato la parte combattente, ha pensato a questo e ha detto, sta a vedere che bisogna fare il comando di squadra e il comando logistico. Bene, io sono arrivato, non ho trovato altri punti in questo momento, lui mi ha raccontato queste cose e io gli ho detto quello che pensavo. A questo punto tocca a voi, sparatemi pure, grazie per la pazienza. Nardi, c'è qualche domanda pure per me, se no mi sento orfano. Cioè, non mi sei stato a sentire, tu hai scritto ancora. Ti ho trascritto. Porca miseria, spero meglio di come io abbia parlato. Perché ho visto una mano alzarsi ma l'ho persa di vista. Chi è Rogacci? Sì, poi c'è un'altra di dietro, sì. Andiamo alla Ferrara. Sì, grazie, che c'ho treno. Grazie, Giampiero Gargini. Questo per il generale De Vincenti. Tu che hai avuto rapporti molto stretti in campo tecnico operativo con il grande fratello, come l'ho sempre chiamato io, ovvero con l'alleato americano, quanto ritieni in effetti che ci sia di vero nella famosa leggenda che per loro è stato un uomo studiatissimo? Perché io nella mia piccola esperienza di rapporti con loro, rapporti operativi, devo riconoscere che con la tua bellissima presentazione, anche il mio collega qui, l'anziano, ha riconosciuto, l'appoggiato, devo dire che io, sentendo il famoso generale Short, allora il CJ commander della guerra del Kosovo, questi concetti erano quelli, cioè sempre il problema di colpire forte e definitivo, in modo definitivo. Ritieni in effetti che loro l'abbiano digerito molto più di quanto abbiamo fatto noi in Grecia? Beh, grazie per aver pensato che abbia avuto molti rapporti con gli americani, nel senso è stato anche vero. Io credo una cosa, ma prima si era già capito, cioè
la vera titolarità del pensiero originale credo sia difficilissimo andarlo a trovare, perché premesso che in tutto il mondo storicamente i piloti non fanno altro che parlare, con le mani si aiutano a fare combattimenti, alla fine il chiacchiericcio che si diffonde di fatto è un modo per veicolare quelle, diciamo così, quei pensieri, quelle cose che tu hai vissuto sulla tua pelle mentre stavi per aria. Allora io non ho una risposta precisa, certo è che queste cose, e fra l'altro qualcuno dice che tu hai studiato profondamente in America, io sono stato sfortunato, ma non ne ho trovati molti che conoscevano il due, ma conoscevano il pensiero del due. Allora mi punge vaghezza che magari loro già avevano un altro che non si chiamava due, si chiamava O'Connell, McDonald. Mitchell, ma non è vero che è tutto uguale, perché Mitchell fa le sfumature. È vero che noi in a scuola di guerra siamo inventati il premio due Mitchell, però lì ci hanno scritto pure di come si costruisce un hangar, quindi lasciamo perdere. Cioè il problema vero è che il pensiero di chi vive un ambiente e vive le problematiche, ora lui è stato bravo perché lui le ha raccolte, ma io credo che pezzettini del pensiero di due, credo che noi ce li siamo fatti addosso pure nei nostri gruppi di volo, o no? Cioè voglio dire, di iperoriginale, cioè se niente, ripeto, lui ha avuto la... veramente bisogna dargli il merito di averli organizzati e focalizzato l'utilizzo di questi pensieri, concentrandoli per raggiungere l'obiettivo che lui ha raggiunto, dimostrare che con l'aeroplano si possono fare delle azioni che, come ha detto lui, non hanno nulla a che vedere con quello che puoi fare con l'esercito e con la marina, che però hanno una rilevanza strategica. Sono, cioè, solo e soltanto per quella operazione capace di risolvere il conflitto, conseguendo la vittoria. Poi, sì, io ho incontrato un sacco di gente che ha parlato di questo, anche perché quei termini che io così molto superficialmente, confesso, ho messo là dentro, e sono le tematiche con le quali noi ci dibattiamo tutti i giorni. Al Joint Force Command, che è una cosa così, il concetto della dislocazione delle forze è la prima cosa di cui tu cominci a parlare quando apri la mappa, adesso non si apre più perché guardi un monitor grosso come quello, e dove qualcuno te la dà, te la arricchisce e ti fa sifolaister, perché ancora una volta oggi cose operative senza sifolaister nella sua espressione massima non si fa niente, non si può fare niente. Quindi mi hai fatto una domanda che io mi sento di dire, ne ho parlato molto con loro. Loro non me l'hanno mai chiamato due, io non gli ho detto che l'aveva detto due, però ce lo siamo detti addosso un sacco di volte. Scusami, grazie. Posso aggiungere una cosa? Da loro lo conoscono perché sì. Se andiamo a vedere Maxwell, eccetera, continuano a metterlo in tutti i libri, in tutti i libri. Voglio dire, dai Makers of Modern Strategy fino a Palazzo Ferro, c'è il capitolo su due e l'hanno studiato profondamente. Due e Mitchell si incontrano, grazie al diario Gianni Caproni sappiamo dove e quando, adesso non mi ricordo, in un albergo a Roma nel 20. Mitchell spara la moglie, lo mandano in Europa per toglierlo dalla magistratura, fondamentalmente aspetta che si calmino le acque, vai a fare un giro conoscitivo delle forze aeree, viene qui e incontra due che si parlano in francese in albergo, e due c'ha la febbre, e tutto questo ce lo dice il diario Caproni. Dopodiché 15 anni dopo, quando due in America è famoso, Mitchell dice beh, ma io l'avevo conosciuto, era amico mio, in realtà abbiamo quest'unica traccia di incontro. Io voglio aggiungere una cosa, è benissimo il fatto che due non inventa nulla ma sintetizza tutto e fa la stessa, organizza, certo, siamo tutti nani sulle spalle di giganti, ma siamo tutti nani sulle spalle di giganti, no? Quindi quello, ma due e Mitchell hanno questa cosa in comune che forse è quella più utile, che entrambi diciamo fanno di se stessi dei martiri per la causa, vengono tutti e due processati, in realtà due per insubordinazione fondamentalmente, nel fronte di Cadorna, Mitchell un po' più per le palle,
però focalizzano l'attenzione su un discorso che facevano tanti altri, ma senza come dire, la causa celebre, senza andare sotto gli occhi di tutti, sarebbe rimasta forse in un ambiente professionale, non avrebbe posto all'attenzione dell'intera comunità il discorso del vincere la guerra dall'aria. Questo di per sé, questo sacrificio personale, che è mescolato in uguali dosi di ambizione personale, un sacrificio che è, però accelera secondo la consapevolezza del discorso. Se non ci fosse stato questo scandalo, probabilmente il discorso sarebbe divenuto meno accettabile. Tant'è che quando la rivista Aeronautica pubblica, la rivista Aeronautica ostracizza due, ma sono letta tutta, durante la donazione dell'altra in Accademia, in biblioteca, che ha ancora la collezione della rivista col titolo Reggio Accademia Aeronautica Caserta, meravigliosa, sta giù, intanto vado giù e me la studio, me la leggo. Fino al 27 non esce mai il nome di Due, è letteralmente ostracizzato. Non è vero che la dottrina dell'aeronautica, nulla, non se ne parla. Poi viene recensito il libro, la seconda edizione, viene recensita e lo sottocanno, e poi lui inizia a scrivere. Oh, ormai la Forza Armata c'è da 4 anni, ma solo nel numero in cui esce il primo articolo di Due c'è una nota del direttore che dice: la rivista apre le porte a tutti, è una palestra di pensiero, non è che tutto quello che esce qui la dottrina dell'aeronautica, non è che bisogna essere d'accordo, però è bene parlarne. Quindi per 4 anni hanno parlato di guerra aerea senza sentire il bisogno di prendere le distanze. Come arriva Due, sapendo che l'uomo ha una reputazione un po' controversa, prendono le distanze, no? E lì secondo me c'è la grande intuizione di Balbo, perché se andiamo a vedere la biografia di Due, insomma, Due dal 14 in avanti è un rompiscatole. Io sono convinto che la gente cambiasse marciapiede quando lo vedeva da lontano, dice: questo adesso mi attacca un bottone, sono sicuro, non lo posso dimostrare, però cambiava strada. Ci sono dei racconti, anche fatti da Due, di incontri col capo di Stato Maggiore, eccetera, dove si respira la tensione, che lui va lì, certo, ti insegno generale come si fa la guerra, no? Perché si fa, beh, è molto che ascoltarlo, no? Cioè, quando arriva Barbo lui capisce perfettamente la situazione e gli dice: scrivi, raccontacelo, non me lo dire a me, raccontalo a tutti. Tant'è che quando esce un articolo di Due sulla rivista, il numero dopo c'è un articolo che dice: Due non ha capito niente, Due sbaglia tutto. In realtà viene utilizzato proprio come catalizzatore di un discorso, e torniamo al fatto che in realtà non inventa, ma raccoglie quello che c'è nell'ambiente. Però anziché ostracizzarlo, lo faccio scrivere, non mi rompe più le scatole, non può più dirmi che lo tengo nell'angolino, che non lo voglio far parlare. Quindi ho una grandissima intelligenza di Balbo nel gestire un uomo che sicuramente era difficile. È diventato generale di divisione a furia dei ricorsi, e quando va in valutazione per, nell'esercito, non è mai stato un giorno in aeronautica, per la terza botta, e non gliela danno, scrive una letteraccia a Cavallero, dice: vabbè, certo, mica che pensa che mi sia sorpreso, sono un tale rompiscatole, sono contro il sistema, sono contro tutti, mica potevate pure promuovermi, no? Si vede questo livore. Parlo fa il contrario, ci scrivi, ma ti invito, ti prego, scrivi tutto quello che vuoi, quanto ti pare, eccetera, eccetera, e però pubblico anche gli altri, e da questo dibattito forse impariamo qualche cosa. Quindi, assolutamente, lo dicevi, la sintesi, non il genio solitario, ma il sistematizzatore e il raccoglitore di pensieri. Però era anche sbagliati, cioè voglio dire, si può fare anche di meglio. Mi presento, Gaspare Galani, Università di Tor Vergata, e volevo fare una domanda al generale De Vincenti. Partendo dal fatto che forse sono l'unico in questa sala che il libro di Due non l'ha letto. Non si va. Ok, quindi mi dispiace. Non si va. Ho letto, non mi sto battendo. No, no, perché ce ne sono un sacco di altri. Ho letto però l'introduzione. Ho una introduzione, scritta proprio da Aleggi, che cito nel libro che si chiama Cent'anni di Radar, che è uscito l'anno scorso. Un libro che percorre la storia del radar dal 1904 a oggi. Vabbè, poi gli do gli estremi se vuoi. E quindi so che lui è nato nel 63, per esempio, che è professore. Cioè, no,
ho citato anche Aricci in una nota del libro, va bene? Quindi voglio dire, volendo buttare un pochino d'acqua sul fuoco, pur non avendo letto il libro, quindi diciamo probabilmente sbaglio, però insomma siamo qui, spirito profetico e scientifico del duetto, almeno di quello che ha scritto, poi la persona non la conosco. Ma noi dice possiamo, tra l'altro c'è una frase che ha colpito, no? Citata da Leggi, la creatura Leggi, dice nel cielo non è possibile stendere il filo spinato, no? Non so se, a me parlano paiono cose, diciamo così, non di altissimo livello né intellettuale né culturale né operativo, cose che in buon senso ce lo dice oggi, ma ce lo dice pure cent'anni fa circa quando due scrive, però io non sono militare quindi potrei sbagliare, però volevo chiedere questo, vabbè, parliamo di guerra come un atto offensivo che va a colpire le basi nemiche in tempi diciamo molto rapidi, anche la popolazione eccetera eccetera, vabbè, diciamo che tutto sommato a pensare non tanto a Hiroshima che è un po' la fine di una guerra, ma quanto a Guernica 1937, che però non è stato un bel episodio, diciamo, no? Va bene, non so se vi ricordate, lo cito anche quello sul libro. E forse pure le Torri Gemelle rassomigliano un pochino a questa cosa qui, sì. In qualche misura, no? Io riesco a colpire per primo qualcuno che voglio distruggere, insomma, o che odio, cose di questo tipo. Però, a parte questa considerazione che, diciamo, non mi fa ammirare a Leggi sotto un certo aspetto che è quello dell'essere umano, però io quello che volevo chiedere al generale è questa cosa qui, ma tutto sommato, no? Quando si parla di questo strumento risolutivo che permette di distruggere il nemico, la popolazione, le città, le basi, non parla delle industrie, ma invece è molto importante distruggere anche le industrie. Ne parla, ma non ne ha parlato lui, quindi io parlo solo della conferenza, non del libro che ho letto. Però il concetto di difesa aerea, che vide la sua luce proprio quando Due poi venne a mancare, intorno al 30, no? E per il quale, per esempio, lungo le coste meridionali dell'Inghilterra troviamo anche oggi delle pareti di 60 metri di lunghezza e 10 metri di altezza che erano gli aerofoni, cioè la versione acustica del radar. Ecco, questo concetto che tutto sommato da un attacco aereo non è vero che non mi posso difendere, posso attivare una contraerea. Ricordiamo che già nel 30 i tedeschi avevano i cannoni da 88 che arrivavano a colpire a 11 km di quota, quindi al di sopra delle quote del bombardiere. Ecco, il concetto di difesa aerea, proprio come concetto profetico, allora era profetico, benissimo. In qualche parte parla della difesa aerea, questa domanda. Allora, qui la difesa aerea, come dire, fa parte del mio DNA. Come tutte le cose bisogna mettergli una targhetta con la data, lui ne parla molto, ma della difesa aerea, che per noi tecnici si chiama GBAD, che è Ground Based Air Defense, sì, e che poi nel gergo successivo è stata costruita da ISAM, è qualcosa che lui, è vero che vedeva lontano, ma non così lontano. Quando lui parla di difesa aerea, erano le mitragliere a occhio. Lui dice che la difesa aerea basata sul terreno, infatti è chiaro che io non posso aver detto tutto perché le giuro che ci vorrebbero 3 giorni, il concetto che lui fa e che lui ha di difesa aerea si misura col mondo che c'è intorno. Ai tempi suoi, tenga conto che lui il vero libro l'ha scritto nel 21, il 26 è una riedizione nella quale lui si leva alcuni sassolini, questo è il concetto, perché di nuovo nel 26 lo scrive, o 27, diciamo ragione, quando viene pubblicato il 27, quando viene scritto il 26, abbiamo attaccato il volo 33, sì, e quindi sotto quell'allucinazione di quella roba brutta che aveva disegnato lui, e quindi voglio dire, sotto questo effetto lui riscrive un'altra lezione, ma lui vive e guarda la realtà. La difesa aerea basata su terra, il radar non se ne parla nemmeno, la difesa aerea erano queste artiglierie con fuoco lentissimo a occhio. Ora, noi sappiamo che per abbattere un'anatra dobbiamo pensare al concetto del punto futuro. Un aeroplano viaggia, anche a quell'epoca, viaggiava più veloce dell'anatra e l'occhio umano, il cervello umano non riusciva a parametrare e dargli il concetto di punto futuro.
per cui non prendeva nessuno. Tant'è che lui dice: io mi devo fare dei, dei cacciatori, perché con le difese terrestri non li prendo i bombardieri. Allora ci devo mettere degli altri aeroplani che nello stesso cielo me li tirino a terra, perché tecnicamente non la vedeva. La G-Bad, cioè il Grande Stato di Firenze, è stato il punto di forza a tutt'oggi imbattuto dell'Unione Sovietica, che ha gestito addirittura la distribuzione delle capacità G-Bad ai paesi che gli interessavano, tali da legarli alla dipendenza russa, sovietica diciamo, per cui chi dall'Unione Sovietica riceveva i sistemi missilistici, che sono stati la stragrande forza della Russia, dell'Unione Sovietica, che aveva una difesa aerea che non era integrata, che si basava sostanzialmente e fondamentalmente sul sistema missilistico, ha fatto sì che, per dirla in gergo, così ci divertiamo, in Libia ci siamo andati, ma non ci siamo andati a est. Perché? Perché la Libia aveva quattro caccavelle vecchie, per cui noi potevamo fare la, come dire, la no-fly zone. Andiamolo a fare in Siria e vediamo chi è disposto ad andarci, perché la Siria ha una dotazione di sistemi missilistici che gli sono stati dati perché all'Unione Sovietica interessa avere il controllo sulla Siria. Dimo fa un menamo, ma a scappio di Gagliardetti nemmeno abbiamo fatto, perché in Siria non ci va nessuno a fare la no-fly zone. E chi ce li mette gli aeroplani sopra i missili che te li tirano giù? Non so se sono riuscito o no a rendere così. Ora, lei ha ragione, però non mi faccia quello che fa, che scopre chi vince la partita dopo che ha visto la televisione. Bisognava dirlo prima, tanto è vero che chi ci azzecca gli danno i soldi, vince il Totocaccio. Qualche considerazione di tipo storico, perché in realtà Douay quel libro lo scrive nel 17 in galera, lo scrive a Finestrelle, dove non avendoci niente da fare.